solo di giocatori affermati, ma di un ragazzo giovane nel quale la società crede molto. Lo sapete, è stato preso in compartecipazione col Torino l'anno scorso, quest'anno è diventato tutto nostro. Il mister ha dimostrato già, come avete visto voi negli allenamenti, negli amichevoli, anche di credere molto in questo ragazzo. Io credo che lui crescerà molto avendo la possibilità di giocare vicino a dei giocatori importanti come ci sono quest'anno. Dunque, anche se non riempie la bocca in questo momento, ma è molto probabile che questo sia un giocatore che farà parlare di sé nel prossimo futuro. Va bene, è tutto vostro, grazie. Adesso facciamo subito domande o come volete, però voglio dire solo una cosa: buongiorno a tutti, e come primo il mio italiano non è perfetto, parlo abbastanza bene, però sono qui, sono 6 o 8 mesi e... Tranquillo, anche loro lo sanno bene. Va bene, dai, cominciamo. Chi vuole iniziare? Ciao Marco, benvenuto. Grazie. Allora, sei a tutti gli effetti un giocatore viola, ti abbiamo visto a segno a Montecatini nella partita amichevole della Fiorentina. Ti chiedo subito come ti stai trovando con Montella. Mi sono trovato qui molto bene. Montella è un allenatore giovane, mi piace come lui lavora e io voglio lavorare sempre con la palla. Come qui noi lavoriamo come una squadra grande, mi piace tutto questo qui, io voglio rimanere con lui a Fiorentina. Dejan Savicevic ti ha considerato il nuovo gioiello della nazionale del Montenegro, con la Fiorentina pensi di riconquistare la nazionale maggiore? Grazie. Sì. Dejan Savicevic, sì, è il nostro presidente, è il mio idolo, lui, ho visto che lui ha parlato bene per me, mi piace molto, io voglio dimostrare tutto che lui ha detto al campo. Ciao Marco, ti volevo chiedere quanto è importante secondo te, o soprattutto quanto è pesante indossare la maglia numero 8 dopo che se n'è andato Stefan Jovetic? Ma vabbè, sicuramente che è pesante. Stefan Jovetic è uno dei nostri migliori giocatori in Montenegro, è mio amico, mi piaceva sempre il numero 8. Quando lui è arrivato qui, quando 5 o 4 anni fa, ho visto lui con il numero 8 e quando abbiamo parlato l'ultima volta mi ha detto: se io vado via prendi 8 se possibile. Ho preso. Ciao. Volevo chiederti del ruolo, perché all'inizio avevo capito che eri un centrocampista più offensivo, invece qui mi pare tu abbia sempre fatto il vice Pizarro, no? Regista davanti alla difesa. So se è lì che poi giocherai. Sì, io sono naturalmente un trequartista, come si dice, un centrocampista che gioca un po' avanti, però è meglio quando un giocatore può giocare a più ruoli, perché mister mi vede come qui, come regista, e mi piace. Se lui vede che io posso giocare questo, non c'è problema. Secondo me io gioco dove lui vuole. Se mi vede come terzino, sono terzino. Ciao, buongiorno. Senti, volevo chiederti com'è stata la tua esperienza al Torino nel primo periodo italiano e soprattutto qual è il tuo obiettivo quest'anno con la Fiorentina? Il primo anno in Torino era, come avete visto, non ho giocato, però diciamo che è il primo anno fuori da casa, è pesante, però secondo me potevo giocare qualche partita, ero sempre a panchina, però ero infortunato come avete visto, e secondo me sono contento perché ho imparato molto con Ventura, lui è secondo me bravo allenatore. Ero a una squadra ottima, con ottimi giocatori, e se non ho giocato non lo so perché.
vedremo in questo anno. Sono qui, questa è una squadra che può vincere tutto, secondo me una, giocatori ottimi, squadra ottima, società ottima, tutto è un livello grande e sicuramente che io qui posso crescere molto e posso imparare tutti i giorni di questi giocatori, e secondo me è molto importante. Ecco, benvenuto. In riferimento al, proprio all'infortunio, innanzitutto come va e fondamentalmente cosa era successo? Guardate, io ero a Torino i primi 3 mesi quasi a parte, perché non ho capito niente, non ho parlato italiano, non sapevo niente. Sono imparato e dopo 3 mesi potevo giocare una partita contro Siena. Sono andato a squadra nazionale, Under 21, e al primo minuto ero un infortunio di ginocchio destro, era solo una distrazione, secondo grado, era difficile, non ho allenato con la squadra un mese e mezzo forse, e dopo era difficile rientrare a squadra. Adesso sto bene, non ho sentito niente, unico infortunio in mia carriera.